dedicato a Nicola Balbo, il parco giochi attrezzato inaugurato a Val d'Ottavo di Borgo Amozzano. Si trova nel cuore del paese, accessibile a tutti, a pochi metri dal Teatro Colombo. Il taglio del nastro da parte del sindaco Andreuccetti e della mamma di Nicola, scomparso nel 2006 a 22 anni a causa di un incidente stradale. All'apertura ufficiale hanno partecipato molti amministratori, cittadini, oltre alle sorelle e alle zie del giovane. Questo luogo, che sarà curato anche dal Comitato Paesano di Val d'Ottavo, è ben fornito di giochi ed il tutto è reso particolarmente gradevole in questo periodo estivo dal fatto che il parco si trova all'ombra ed in mezzo quindi alle piante. Soddisfazione per questa opera nelle parole di chi si è dato tanto da fare per il completamento del progetto. Finalmente abbiamo raggiunto questo risultato e serviva perché i bimbi più piccoli avevano bisogno di uno spazio del genere, con un contributo della regione di circa 20.000 euro più un nostro aggiuntivo di 5.000 abbiamo rimesso a nuovo il palco Nicola Balbo, perché questo parco è intitolato a un ragazzo che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa. Appena conclusa la cerimonia ufficiale, sono stati i giovanissimi a prendere possesso del parco, proprio con lo scopo per il quale è stato realizzato: giocare e divertirsi.